un contributo regionale di 326.000 euro, centrali per sfruttare l'energia solare, soluzioni con cui trattenere tutto il calore e ridurre la spesa per i termosifoni. La nuova scuola per l'infanzia a Basciano di Alatri è stata inaugurata in mattinata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Inserita nell'istituto comprensivo Falcone e Borsellino, la scuola ospiterà un massimo di 60 alunni. In provincia di Frosinone in 4 anni abbiamo finanziato o i restauri o le ristrutturazioni o la ricostruzione di 228 scuole. Noi dobbiamo evitare che quelle zone che sono o piccole o appunto periferiche rispetto ai grandi centri urbani vengano abbandonate. E quindi era giusto che anche una comunità vivissima come Basciano qui ad Alatri avesse finalmente questa scuola. Era un vecchio progetto voluto fortemente dal comune, bisognava dare una mano economicamente e la regione l'ha data con molto piacere, sollecitata dal sindaco, dall'assessore regionale Buschini. E la cosa bella è che oggi apre qui una bella scuola per Basciano. Il finanziamento per la scuola di Basciano rientra nella logica dei fondi mirati e non dati a pioggia, puntando a realizzare opere concrete, ultimandole. Qui il connubio tra le famiglie e le istituzioni è stato perfetto. Le famiglie hanno meno disagi nel portare vicino casa i loro bambini, che potranno crescere nel modo più armonico possibile, ci auguriamo, perché potranno frequentarsi anche fuori dalla scuola, data la vicinanza. Il Comune ha seguito sul campo la realizzazione, i tempi sono stati relativamente contenuti. La nostra soddisfazione deriva dal fatto che in questa contrada, che è periferica, abbiamo ricreato una struttura all'avanguardia, perché è sempre stata una contrada che si è distinta nel campo della scuola, per il rendimento, per la qualità, per la presenza di persone. Quindi oggi consegnare questa scuola alla zona di Basciano e attivarla per la sezione di Basciano è un riconoscimento alla storia di questa frazione. Quando si consegna un locale nuovo alla comunità scolastica di un territorio è sempre un fatto positivo, soprattutto per i ragazzi che vanno a scuola, ma soprattutto anche per le famiglie che sanno di affidare i loro figli ad una scuola sicura, efficiente e quindi sono anche più tranquilli.